Ciao, sono Sollivio e sono qui per aiutarti a governare la tua energia sessuale. Da oltre 10 anni affianco gli uomini ad accedere al loro pieno potenziale e prendere il controllo della loro vita dentro e fuori la camera da letto. Nel video di oggi voglio parlarti della ritenzione del seme e dei suoi benefici sulla vita di ogni giorno. Prima di tutto, devi sapere che la ritenzione del seme non è una tecnica nata di recente e non va quindi confusa con le tecniche New Age che sempre più coach oggi cercano di vendere tramite internet. Al contrario, la ritenzione del seme è una delle tecniche più antiche nel mondo e nasce nell'ambito del taoismo, sviluppatosi in Cina e dai maestri tantrici migliaia di anni fa. Secondo i maestri taoisti, nello sperma è contenuta l'essenza stessa dell'uomo, la sua energia sessuale, quell'energia che è in grado di farti sentire vitale, vigoroso e di avere ottime prestazioni in camera da letto. Ora, da un punto di vista scientifico, sappiamo che ogni volta che eiaculi tendi a disperdere il testosterone. L'eiaculazione compulsiva, infatti, ti porta ad abbassare i tuoi livelli ormonali relativi al testosterone, ma ad aumentare quelli legati alla prolattina, un ormone che causa stanchezza cronica, perdita di concentrazione, di motivazione e di vitalità. Da un punto di vista scientifico, sappiamo quindi che quei maestri avevano ragione, anche se le loro argomentazioni non erano scientifiche per come oggi intendiamo questa parola. Conservando il seme all'interno dell'organismo è possibile ottenere un potere che è sconosciuto a tutti coloro che disperdono costantemente il loro seme. Non è tutto, perché i maestri taoisti non si limitavano a suggerire di conservare il seme, evitando l'eiaculazione, ma spiegavano come sfruttare l'energia sessuale, di norma espulsa tramite l'eiaculazione, per migliorare tutti gli ambiti della propria esistenza. La disciplina, la concentrazione, la capacità di lavorare con dedizione, il sesso. Di conseguenza svilupparono un metodo per far circolare l'energia sessuale all'interno dell'organismo, muovendola dall'area genitale fino alle parti alte del corpo attraverso la respirazione controllata e la meditazione. Facendo circolare l'energia sessuale contenuta nei genitali, puoi far sì che questa energia non si limiti a farti sperimentare il desiderio sessuale, ma che vada a potenziare tutti i tuoi organi, come il cuore, il cervello, i polmoni. Al contempo, circolando nell'organismo, l'energia sessuale va a generare tutti quei benefici di cui stavamo parlando. Aumenta la concentrazione, rafforza la volontà, genera disciplina, oltre a farti provare una maggiore libido ed avere un controllo maggiore in presenza del sesso femminile. Per spiegartelo in parole più semplici, se il seme è in grado di dare vita a un bambino, ponendosi come fondamento così della creazione, che cosa può accadere quando impari a utilizzare questo motore creativo nella tua vita di ogni giorno? Mike Tyson, Nietzsche, Churchill furono tutti grandi personaggi che fecero proprio la lezione dei maestri tantrici. Per citare alcune frasi di questi uomini, il riassorbimento dello sperma da parte del sangue è il nutrimento più forte e forse più di ogni altro fattore spinge a stimolare la potenza. Nietzsche. Churchill, non spreco la mia essenza a letto. E per finire voglio citare Napoleon Hill. La ragione principale per cui la maggior parte degli uomini che hanno successo non iniziano a farlo prima dei 40-50 anni è la loro tendenza a dissipare le proprie energie attraverso un'eccessiva indulgenza nell'espressione fisica dell'emozione e del sesso. Naturalmente, la ritenzione del seme offre anche benefici in ambito sessuale perché insegna come entrare in pieno controllo dell'eiaculazione, durando precisamente quanto desideri in camera da letto. Quando apprendi a far muovere l'energia sessuale di norma contenuta nei genitali, infatti non sei più costretto a eiaculare durante il rapporto, ma puoi scegliere se e quando eiaculare a comando. Inoltre, la ritenzione ti fornisce un maggiore magnetismo in quanto uomo, perché ti permette di conservare il tuo testosterone e la tua energia sessuale all'interno dell'organismo, senza andare a disperderla attraverso l'eiaculazione compulsiva. Di conseguenza, le donne percepiranno questo tuo maggior potere e si sentiranno attratte da te come ne non è mai accaduto prima. La ritenzione del seme aiuta anche a combattere. Che cosa? A combattere i problemi di disfunzione erettile, la perdita di libido, la monotonia in camera da letto, problematiche come carenza di motivazione, depressione e altro ancora. Arrivato fin qui, se anche tu in questo momento volessi comprendere tutto ciò di cui hai bisogno per fare il salto di qualità nella vita sotto le coperte, apprendendo la tecnica taoista e tantrica della ritenzione del seme, puoi scrivermi tranquillamente su WhatsApp la parola info e ti spiegherò precisamente come potrai agire fin da subito. Trovi il link qui sotto nella descrizione. Se sei arrivato fin qui, come sempre ti ringrazio per aver guardato tutto il video e ti invito a iscriverti al mio canale mettendo un mi piace per sostenermi e attivando la campanella per non rimanere mai indietro. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video.